Ed è arrivato il caimano nero in due colorazioni. Questa settimana ho potuto portarmi il Tactical Mud, ma come vedete è uscito anche in colorazione satin. Già conosciamo il caimano nero, lo abbiamo visto nella sua colorazione originale nero e nella riedizione per il 25° anniversario di Extrema Ratio. È un coltello tattico in dotazione al GOI, il gruppo operativo incursori della Marina Militare Italiana, e il nome stesso è infatti un omaggio ai caimani neri del Piave, un reparto particolare di cui vi ho anche già raccontato, di soldati specializzati che usavano tingersi la pelle di grasso e nero fumo per proteggersi dal freddo dell'acqua del Piave e anche dalla vista del nemico. Tutto questo durante la Prima Guerra Mondiale, tutto questo all'interno di una cornice di gesta eroiche che forse hanno segnato davvero la storia di questo paese e hanno contribuito all'orgoglio che tutti noi proviamo quando pensiamo di essere italiani. Tornando al caimano che ho in mano, qui al caimano nero, lama spessa 4 mm, solido, apertura comodissima e profilo spear point, con chiaramente il controfilo non affilato in modo che rimanga un coltello e non diventi un pugnale che cambia tutto. Meccanismo di apertura: si può aprire in molti modi il caimano nero, chiaramente con il thumb stud, cioè con il pollicione, oppure con il flipper qui dietro. Non dimentichiamo chiaramente l'apertura a schiocco, così, che funziona benissimo se dobbiamo aprirlo con una mano sola e abbiamo bisogno di dispiegare in fretta la lama. A disposizione abbiamo una sicura liner lock e una doppia sicura. La vedete qui, blocca il disingaggio del liner lock e non riesco più a chiudere il coltello. Così, se devo affrontare dei compiti gravosi, so come fare. Si tiene bene che è un amore l'alluminio anticorrodal di cui è fatto la manicatura. Ragazzi, funziona incredibilmente bene con questa geometria fresata che ne garantisce una presa seria. Vediamo un po' meglio però le caratteristiche tecniche di questi nuovi gioiellini. La lunghezza della lama è di 93 mm per una lunghezza totale di 23 cm. Lo spessore della lama, ve lo dicevo, 4 mm alla base, con questa geometria romboidale è comunque una bella lama, bella tosta e solida. La dentatura parziale sulla porzione iniziale della lama, che è ottima per avere a che fare con cordame e cinghie, è di 2 cm 20 mm. L'acciaio della lama, come ci ha abituati Extrema Ratio, è acciaio austriaco Bowler N6,90, temprato questa volta a 58 HRC, con la ricetta segreta di Extrema Ratio. Le versioni che trovate su Backpacko sono sempre non automatiche. I coltelli automatici danno qualche grattacapo, benché siano ormai stati anche abbastanza riabilitati, io continuo a non proporli. La finitura della lama di questi due nuovi modelli è chiaramente satinata, oppure la classica brunitura 1000C13924 di Extrema Ratio. A rotatura filo piano, dove vedete che c'è il filo piano, taglia che è un amore. Per la manicatura, il tradizionale alluminio anticorrodal di Extrema Ratio. Fresato in questo modo, si va a congiungere allo spaccavetri e la clip, che è chiaramente reversibile. Difficile forse spiegarlo, ma è possibile montarla in tre diverse angolazioni. Questo per favorire il porto in tasca, il prelievo e il rapidissimo dispiegamento della lama, che può servire ad un operatore. La lavorazione, la fresatura sulla manicatura, queste asportazioni di materiali non servono solo per rendere il coltello più bello e il manico più grippante, ma sono molto molto utili anche per alleggerire e bilanciare meglio tutto il progetto.
Ora, per gli appassionati, la parte finale del manico potrebbe ricordare la forma del gruppo elica e timone del Silura Lentacorsa SLC. E qui mi fermo, altrimenti parto per i viaggi storici. La clip è in titanio, rivestita in DLC, Diamond Like Carbon, quindi molto tosta, molto piacevole e anche molto funzionale. Sulla parte inferiore del manico poteva mai mancare un frangivetro in metallo duro? No, ovviamente no. Con questo possiamo spaccare i vetri che non ci piacciono. Cosa dirvi di più? Beh, è uno dei modelli che apprezzo di più di Extrema Ratio. Porta con sé una forte ispirazione storica. Adesso arriva un po' anche in queste varianti che completano la linea e ci permettono di sfoggiare un nuovo Caimano Nero per ogni occasione. Ad esempio, questo è ottimo per le occasioni speciali, dove vogliamo essere sempre eleganti, ma mai troppo poco tattici. Se vi piacciono i coltelli di Extrema Ratio, date un'occhiata a tutti quelli che abbiamo su backpacco.it. Vi ricordo che potete acquistarli anche in 3 commoderate, senza interessi e senza burocrazia. Iscriviti al canale, schiaccia la campanella se sei un appassionato di lame e cose tattiche. Noi ci vediamo in giro anche sugli altri social.